La formazione come opportunità di crescita per il territorio. A Taranto il progetto formativo Risorsa Territorio Area Ionica della scuola edile. Dipendenti pubblici, tecnici e professionisti hanno approfondito temi come quello della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Numerosi relatori e gli ospiti anche internazionali dei seminari. Tra gli ordini professionali coinvolti in questo percorso di formazione che è puntato tutto sulla qualità. Ingegneri, architetti e geometri, un progetto molto importante finanziato dalla Regione Puglia. La formazione dovrebbe essere un supporto al cambiamento. Sostanzialmente noi oggi concludiamo un primo ciclo di attività formative su temi di grande rilievo come i piani paesaggistici, la rigenerazione urbana, l'abitare sostenibile e intendiamo porre il nostro lavoro al servizio dei decisori politici della pubblica amministrazione, perché è importante che si stabilisca un nesso tra le competenze tecniche, professionali, i saperi e ciò che si fa e l'azione sul territorio per migliorare il contesto territoriale. Ritengo che nel finanziamento di questi corsi la Regione abbia messo una vera impronta su quella che è l'importanza del rivalutare il nostro territorio, quindi a partire dalla conoscenza del PPTR sino a tutte le altre problematiche che verranno trattate. La formazione in questo momento diventa un elemento indispensabile, soprattutto se, come in questo caso, rivolta ai professionisti del territorio. Il piano paesaggistico territoriale regionale e anche le normative sulla rigenerazione urbana portano a delle sfide che non sono facili da cogliere e in una realtà regionale che è molto articolata e quindi presenta difficoltà diverse, benefici diversi e l'azione deve andare in profondità.